Salve, allora qui ho in mano un cavachigno, anzi non l'ho in mano, l'ho appeso qui. Ho un po' allungato la tracolla, anche qui non ho i moschettoni. Per l'inverno quando si suona in giro con il cappotto, si ha bisogno di una tracolla un po' più lunga perché proprio il fatto di essere vestiti pesanti ci fa essere più grandi, quindi la tracolla si accorcia, cioè l'effetto della tracolla è più corto. Allora, io volevo ribadire alcune cose che forse a qualcuno non è chiaro. Allora, io non sono il tipo che per anni dico delle cose sull'ukulele, tanto per parlare o per essere accettato nel gruppo dell'ukulele. È difficile per persone che hanno una mentalità ristretta capire che una persona fa una cosa perché ci crede e non per conto, per tornaconto personale. Sarò pazzo, ma proprio tipico dei pazzi, ragionare oltre, ecco, il proprio pro domo sua. Quindi, se io dico alcune cose dell'ukulele, non è che io e ho capito che c'è un divario proprio di approccio completamente diverso. Ci può essere un dialogo, ma un dialogo fra parti diverse. Il fatto che gli altri siano più di uno non vuol dire che io non sia di per sé in nuce un rappresentante di un'idea. Un'idea che è stata, diciamo, condivisa, anche se non attivamente, anche se queste persone non hanno attivamente fatto le stesse cose che ho fatto io, da non poche persone, non tante, ma neanche poche, che sono tutte quelle persone che a suo tempo mi hanno dato ragione e poi con cui, parliamoci chiaro, le ho mandate a fanculo perché a me non interessa che una persona mi dia ragione per darmi ragione, proprio il motivo che ho detto prima. Non è una lotta personale fra me e altre persone, che secondo me, dal punto di vista proprio umano, non c'è lotta, nel senso che proprio dal punto di vista di deontologia, dal punto di vista di onestà intellettuale, per me non c'è lotta, nel senso che non è che io sia chissà che cosa, è proprio dall'altra parte che c'è inconsistenza. Quindi non è una lotta fra me e il tizio Caio Sempronio di quell'altro gruppo, è una, se si può dire lotta, una lotta fra due visioni diverse. Fra due visioni diverse, come potrebbero essere un approccio di destra, un approccio di sinistra, un approccio globalista e un approccio sovranista. Sono due approcci diversi, possono dialogare, si può essere un dialogo, ma dialogo non vuol dire che io devo passare dalla parte tua e tu dalla parte mia. Ci possono essere aggiustamenti agli estremi. E questo dialogo serve soprattutto alle terze persone per farsi un'idea personale. Ovviamente ci sono tutte le vie di mezzo, io ho delle opinioni, per esempio politicamente, che qualcuno potrebbe pensare di destra, ma su alcune cose sono di destra, su altre cose sono di sinistra, ognuno ha le proprie idee, poi fatalmente quando deve andare a votare, vota il partito. La visione che ha più cose in comune, nessun partito ha esattamente le stesse idee esattamente nostre, a meno che noi non ci fanno un lavaggio del cervello, allora noi accettiamo passivamente, pedissequamente qualsiasi cosa ci viene detto, e questo è uno dei problemi miei. Io voglio che non che la gente creda assolutamente a quello che io dico, almeno che possa prendere in considerazione il fatto che ci sia una seconda voce che solo per il fatto che non sono rappresentante di un gruppo con 2500 persone, che poi parliamoci chiaro, quelli che contano, quelli che sono presenti sono molto pochi, ma non è il numero delle persone, ma è la serietà di approccio. Io credo che uno dei che se io facessi il salto della quaglia e accettassi di essere rappresentante di quel gruppo, essere membro di un gruppo che secondo me ha sbagliato il 99% di quello che c'è, ammesso che il gruppo abbia una,
una regia dietro, credo che ci sia implicitamente una regia, essendo che fa capo a due o tre capisaldi che vengono dati come degli assiomi, Cordi Aquila, Mercatino delle Ukulele, con annesso Ukulele Roma e Festival. Io credo che l'ukulele non sia questo, che nessuno, l'ho detto più di una volta, debba mettere il cappello sul movimento nell'ukulele, neanche io, che ognuno rappresenti esattamente se stesso, che la gente abbia debba essere esposta al più variegato, alle più variegate opinioni sull'ukulele e soprattutto che per un processo naturale di selezione naturale, le cazzate, perché ci sono cose che sono obiettivamente le cazzate, su altre cose si può discutere, ma sono cose che sono obiettivamente le cazzate. Vi dico cosa è obiettivamente le cazzate: 1. Spacciare per non oculare l'oculare baritono; 2. In contrapposizione, dare per scontato che l'oculare basso sia un oculare; 3. Dire che non si può suonare col plettro, dire che non si dovrebbe usare la tracolla. Queste sono oggettivamente delle stupidaggini. Io ho ampiamente dimostrato e ho cercato di far spiegare cosa caratterizza l'ukulele come ukulele, e non semplicemente una chitarra con due corde di meno, intonata più alta e con eventualmente una cordatura rientrante. Uno strumento del genere che corrispondesse al tutti i parametri della chitarra sarebbe un ukulele baritono intonato sol do mi la. Ovviamente l'ukulele intonato molto più basso di quello che ci si aspetterebbe facendo una chitarra semplicemente più corta, e questo caratterizza questo tipico suono dell'ukulele più caldo e dalle corde un po' più spesse. L'ho detto più di una volta, non è stato capito se crede che l'ukulele sia solo il sol do mi la, quindi praticamente questo è stato, basandosi su questo errore fondamentale, se l'ukulele sia semplicemente un'accordatura di una chitarra, ecco perché non si accetta l'ukulele baritono, perché non si capisce l'altro parametro che caratterizza l'ukulele. Ho fatto l'esempio della famiglia dei flicorni: un flicorno è un flicorno che sia tenore, baritono o basso. Ed è sempre diverso da una tromba, perché ci sono delle caratteristiche insite nel timbro che sono indipendenti dalla acutezza dell'intonazione, insomma, nel caso di strumenti a fiato non c'è un'intonazione come da corda a corda, ma insomma l'acutezza dello strumento. Ovviamente, ripeto, io non voglio smentire tutto questo che ho detto negli ultimi anni, buttandola in caciara. Ripeto, io posso essere, se voi volete dialogare con me, non c'è bisogno che io entri nei vostri gruppi o voi che entriate nei miei, non è quello il problema. Non è che entrando in una sinagoga si diventi ebreo o entrando in una moschea si diventi musulmano o c'è bisogno. Chi è cattolico è cattolico, chi è musulmano è musulmano, chi è ebreo è ebreo, o meglio dire, chi è di religione ebraica è di religione ebraica. Ci può essere un dialogo, però questo non vuol dire che rinunciare, che non si può dialogare su alcune cose quando ci sono qualcosa da dire, ma ognuno rimarrà della propria idea. Non è proprio una religione, però per far capire, perché le religioni poi sono assolutiste, non si basano sulla razionalità, quindi è diverso da affrontare l'approccio di uno, ma per fare un'idea, per dare un'idea. Quindi io ho detto, se voi volete difendere il vostro approccio perché vi sentite attaccati da me, e domandatevi come fate voi a sentirvi attaccati da me, visto che più di una volta avete detto, anche privatamente, ma avete detto che io cercavo popolarità. Io non cerco nessuna popolarità presso Ukulele Club Italia, perché pur avendo l'occasione, la possibilità
la possibilità di essere membro sempre. Io non mi ricordo se 4 anni fa, forse ero membro 5 anni fa, non mi ricordo neanche, probabilmente sì, me ne sono andato subito quando ho visto l'andazzo. Non ho bisogno di quello, però domandatevi come mai una sola persona attraverso dei video, non rappresentando nessuno, non avendo tanti scagnozzi, compagnucci che quando una persona è attaccata all'altra entrano tutti in combutta a difenderlo. Io a mio non ho bisogno, starò sul cazzo a tutti, non mi difende nessuno, però cazzo da solo ho fatto rosicare parecchio. E quindi quando una persona molte volte non riesci a vincerla con le idee, cerchi di inglobarla, che è un altro modo per dire negli altri campi, cerchi di corromperla, nel caso mio non ha senso corrompermi, però ha senso. Sì, siamo amici, dai, facciamo un pezzo insieme. No, ma non è quello il problema. Io posso fare insieme. A parte che io non posso suonare insieme a persone che hanno detto che io faccio cagare, non so cantare, faccio schifo. E loro si sentono Gesù Cristo sceso in terra, anche se fanno finta di essere umili, si capisce subito se una persona non è umile. A parte questo, ma non è quello il problema. Il problema è che tanta gente è esposta a una visione dell'ukulele assolutamente, io dico, puerile. E il problema è che l'ukulele viene ormai è stato completamente inglobato dai jingle, dalle pubblicità, dalle canzonette, per cui è diventato uno strumento caratterista. Quando loro vorrebbero che l'ukulele fosse uno strumento serio, allora se voi volete che l'ukulele sia uno strumento serio, dovete avere un approccio serio. Questo non vuol dire lasciar perdere un aspetto dell'ukulele, che è anche quello hawaiano, ma vuol dire che l'amatore, anche nei gruppi, viene portato a costantemente evolvere sia dal punto di vista strumentale che musicale. Dovrebbe capire che la musica è musica, il fatto che state suonando l'ukulele non vuol dire che possiate cantare a cazzo di cane o pronunciare l'inglese a cazzo di cane, perché se una cosa ha delle parole ha un senso. Privare la musica vocale delle parole vuol dire privare di questo aspetto fondamentale che le parole danno, cioè oltre al significato musicale c'è un significato proprio delle parole. Se tu pronunci male o canti in una lingua straniera e non segui bene anche, perché capire male quello che si sta cantando vuol dire anche non capire esattamente quello che si sta cantando, vuol dire anche cantare male. Non capire con il genere i suoi stilemi, che poi possono anche essere superati, ma superati a ragion veduta, non superati perché tu non l'hai mai assimilati. Quindi quando io vedo persone cantare country e dicono country, quando vedo persone cantare country e dicono Illinois invece di. Cioè Illinois invece di Illinois, e quando dicono, per esempio, fit, F-I-T, e pronunciano costantemente fit, mi danno l'idea di molto molto cose araffazzonate e, detta la romana, alla cazzo di cane. Quando glielo fai notare si incazzano come lucertole ibridate con ramarri e non hanno. Allora, io quando faccio delle cose fatte male, mi è stato fatto notare, vabbè, spesso, spesso come risposta ho messo dei video sempre migliori. Quando io vedo, metto un video migliore, obiettivamente perché me ne accorgo, e questa persona dice che l'ho messo peggiore, allora entriamo le persone in malafede. Allora, le persone in malafede non c'è un cazzo da fare, non ci si può ragionare. Lo so che sembrerebbe, io ho fatto tutto un discorso su avere il dialogo con gli altri, ma il dialogo con gli altri si ha quando l'altra persona ha un minimo di capacità critica, che non vuol dire che deve per forza darti ragione, ma un conto quando una persona argomenta, tu non puoi essere d'accordo, ma c'è un minimo di parvenza, un conto quando una persona parte a non
non è in buona fede. È inutile discutere con persone che non sono in buona fede. Si può parlare con persone che la pensano diversamente da te, ma si deve parlare con persone che ci credono. Quindi se una persona ci crede, ha dei motivi per cui crederci. E su questi motivi si può discutere. Non fai schifo anche se la canzone è fatta meglio. A questo punto direi, ma scusa, ma se questa persona non è in grado di capire che quella versione fatta da me 6 mesi fa è peggiore di questa, e io obiettivamente lo vedo che è peggiore, quello di questa persona è chiaramente in malafede. Le persone in malafede vanno ignorate. Ignorate. Una volta che è stabilito che questa persona è in malafede, loro potranno dire che ignorano perché sono in malafede. Beh, giudicate voi se io sono in malafede. Io sono una delle poche persone, e questa garanzia, che non ha nessun interesse. Non sono in contatto con nessun negozio di ukulele, non faccio il tifo per una marca di corde rispetto a un'altra, e quindi non promuovo o non parlo bene di un ukulele solo perché ce l'ha quel negozio, non ho nessun motivo di non parlare male di o non criticare un certo tipo di corde perché è lo stesso che organizzi un festival di ukulele, perché io non partecipo al festival di ukulele. Perché non ritengo di essere abbastanza bravo per parteciparci, ma ritengo che moltissime altre persone che suonano o cantano come me, peggio di me o leggermente meglio di me, non siano neanche esse degne di parteciparvi se volete dare una buona immagine dell'ukulele. Il problema è che c'è un incrocio, no? Di interessi per cui si fanno suonare certe persone perché fanno parte di questo ambiente, insomma, si scambiano i premi tra di loro, tu dai un premio a me, io un premio a te, dico a te che tu fai delle ukulele eccezionali, ma sì, adesso siamo tutti grandi, tutti pronti a esagerare nel bene o nel male le cose che uno fa, secondo se quella persona ti sia simpatica, ti sia antipatica. Allora, vi faccio un esempio. A me Capozzi non lo digerisco, non lo digerisco proprio. Come atteggiamento, come parla di me, come fa finta di essere amico, poi non è amico, come si permetta di darmi del disagiato o stabilisca che lui deve dire se io sono normale o no. Ma io non ho bisogno di parlare male di come canta e come suona, perché questo non c'entra. Può cantare e suonare benissimo, sicuramente suona meglio di me. Ci mancherebbe pure, fa solo quello da molti, molti, molti più anni di quello che faccio io, mentre io mi occupo anche di altri strumenti. Questo non è il contendere, perché sarei uno stupido se dessi dell'incapace a una persona solo perché ha parlato male di me, perché io sono intellettualmente onesto. Quello che mi dà fastidio è vedere delle persone che poi anche privatamente mi dicono che loro non sono grandissimi ukulelisti, quando vengono considerati fra i migliori ukulelisti in Italia. Questo lo trovo falsamente modesto. Io ho detto più di una volta, preferisco una persona veramente immodesta piuttosto che un falsamente modesto. Poi modesta e immodestia, qual è la modestia? Cioè, è tutto comparato a quello che sai fare. Se una persona è capace a fare una cosa e non ne fa mistero, è immodesto o solo realista? Fatevi questa domanda. Io credo che quando tu ti sei fatto un culo così, sei migliorato, non hai nessun motivo di dire che sei una pippa. Probabilmente il solo fatto di essere talmente migliorato, di essere considerato bravo, non ti spingerà più a dover dire necessariamente che tu sei bravo, per quelli veramente bravi lasciano gli altri dirlo. Però se mi venisse chiesto, eventualmente, qualora diventassi veramente bravo, se sono bravo direi: beh, mi sono fatto un mazzo così, ho studiato, ho fatto tante cose, e non sono cose che ho fatto adesso, perché qualcuno può prendere questa cosa qua e estrapolarla. Non penso di esserlo, ma se lo fossi non avrei nessun problema a dirlo. Come non ho nessun problema a dirlo adesso che non sono granché. Probabilmente perché vorrei essere molto più di quello che sono. Se avessi degli scopi, degli obiettivi molto più bassi, direi che sono molto migliorato e sono bravo per quello che mi sono proposto di fare. È sempre una questione di, no, qualità-prezzo. Perché
questa fascia di prezzo quella chitarra è buona. In che fascia di prezzo sono? Fra gli amatori avanzati, coloro che si credono sto cazzo, coloro che vorrebbero essere dei punti di riferimento? È quello il punto di vista. È sempre quello. Quindi, ripeto, io non rinnego il mio approccio all'ukulele. Continuerò, qualora avessi ancora la voglia di parlare di questa cosa, perché magari poi mi stufo di dirlo, perché poi è combattere contro i mulini a vento. Ma ripeto, io non ho nessun motivo di far cambiare idea a queste persone. Il mio punto di vista è di presentare a altre persone un nuovo approccio. Per assurdo, sì, nel mondo ukulele è fatto di persone, vorrei dire la parola, cazzari. Ma diciamo che c'è tanta gente inaffidabile che fa le cose un po' così, tanto per scherzare, per fare. Però c'è qualcuno che magari non è bravissimo a cantare, a suonare, a cantare un po' meglio rispetto a suonare, sicuramente. Però promuove una. Poi magari se miglioro sarò il primo a dare l'esempio, eh. Promuove un approccio serio. Non serioso, ma serio. Chiaro, serio non vuol dire serioso, perché poi dicono: "Ah, su, sei serioso, tu ti credi sto cazzo", così devono sempre travisare quello che dici. Quando io parlo di libertà di scegliere le corde, libertà di parlare anche di ukulele non venduti da quel negozio, ma magari venduti da Tommasone piuttosto che Bandiera, Your Music, altre marche che magari sono poco vendute in Italia. Quando si parla di corde, io ho fatto vedere quelle in titanio che sono molto particolari. Di queste cose non passano, purtroppo. Per quanto riguarda poi l'ukulele, avendo in mano un cavaquinho, io credo che la gente non, come molta gente non sa che esiste l'ukulele, molta gente non sa del cavaquinho, non sa come è intonato un mandolino, non sa cos'è un quattro, non sa cos'è un tres, non sa tante cose sugli strumenti secondari o più acuti della famiglia delle chitarre. Quindi scegliere l'ukulele non è una scelta, la scelta implica conoscere altre opzioni. Quindi la scelta non è fra l'ukulele e la chitarra, che appartengono anche se sono sicuramente cugini o fratelli o sorelle, appartengono sonicamente a due mondi diversi. L'ukulele, almeno a parte quello baritono, appartiene nello spettro sonoro del cavaquinho, anche se il cavaquinho è più acuto. Questo purtroppo è intonato come ukulele, ma è una lunga storia, poi lo intonerò normale. Gli strumenti più piccoli, da baglamà greco a machete portoghese, cavaco, cavaquinho, questa è la forma brasiliana, anche se è fatta in Portogallo, ma è quello portoghese vero diverso. Quindi implica conoscere altri strumenti e non buttarsi sul carro dell'ukulele perché fa figo, ma fino a un certo punto, perché nella vita reale, ragazzi. Nella vita reale lo conoscono molte poche persone. Va bene, ho parlato pure abbastanza. Arrivederci.